Asus a Computex espone i suoi nuovi Chromebook, o meglio le versioni aggiornate di Chromebook che già conosciamo. Inizio facendovi vedere quello che è il C202, questa è la sua scheda tecnica, eccola qua. È un Chromebook da 11.6 pollici presentato inizialmente a Las Vegas, adesso aggiornato nella dotazione hardware con i processori Braswell, dentro il modello che abbiamo qua c'è un Celeron N3060, un dual core. Versione appena aggiornata del modello uscito lo scorso anno. Questo prodotto è un dispositivo rugged, vedete, dedicato soprattutto alle scuole. Vi faccio vedere qua la versione turchese, molto molto carina. Schermo opaco, non touch, chiaramente 2 o 4 giga di RAM, una dotazione di porte che prevede USB 3.0, SD e HDMI per l'uscita video. Un prodotto, ricordo, che è rugged, quindi utilizzabile anche, d'altra parte c'è un'altra USB, utilizzabile anche a scuola, insomma, è studiato per essere particolarmente resistente. Guardate quanto è carino il suo telaio, le finiture esterne. Questo prodotto dovrebbe avere una autonomia abbastanza alta come tutti i Chromebook. Leggo qua delle specifiche. Ah, ecco, una delle cose che mi ero dimenticato. La tastiera ha una corsa di 2 mm ed è molto alta per lo standard attuale. Tra l'altro guardate quanto si apre. Tastiera di 2 mm, come dicevo, facilitata appunto per rendere più comodo, insomma, la scrittura anche a chi non è particolarmente pratico, quindi anche magari agli studenti. Però la vera novità, questo è il C202, la vera novità è il C300SA, e qua vi faccio subito vedere la sua scheda tecnica. Una versione aggiornata del 13.3 pollici di Asus, il C300, che io anche ho avuto tempo fa, l'ho tenuto per un anno quasi, sicuramente avete letto qualche mia recensione, ne ho parlato diverse volte. Adesso viene aggiornato con i processori Celeron e Pentium di fascia di categoria aggiornata, con l'N3060 in questo caso, quindi come modello che abbiamo visto prima, 1,4 kg, batteria a 3 celle, 20 mm di spessore. Di fatto è una macchina che punta ad essere, e vi la faccio vedere qua, soprattutto comoda per scrivere. Il vecchio modello aveva una tastiera che fletteva un po' al centro, mentre questo ha un telaio molto più spesso. È completamente in plastica, devo dire, è assolutamente in plastica, però le finiture sono opache. Il processore permette di gestire benissimo questo genere di pratiche, insomma si aprono una decina di tab senza problemi. A livello di porte non dovrebbe cambiare molto, e infatti abbiamo il lettore SD a grandezza standard, HDMI, USB. Tastiera non è retroilluminata, chiaramente su queste in questa fascia non si chiede questo. Però qual è la cosa interessante di questo C300SA? Guardate, carina anche la finitura. La cosa interessante è che adesso Asus lo propone in varianti con 8 giga di RAM, fino a 8 giga di RAM e fino a 64 giga di spazio interno. Quindi questo cosa significa fondamentalmente? Che questa macchina, che tra l'altro è fanless, potrebbe essere una di quelle candidate ad utilizzare le app di Google, perché aumentare così tanto la RAM e aumentare così tanto lo spazio interno, quando la maggior parte dei Chromebook hanno 16 giga, può voler significare questo, ovvero dare più spazio per quelle che sono le applicazioni scaricabili dal Play Store, e quindi delle applicazioni compatibili con Android. Tra l'altro Google dovrebbe iniziare a rilasciare le prime ROM aggiornate con il Play Store su Chrome OS proprio in questi giorni, quindi sicuramente ci torneremo. I prezzi ufficiali per il mercato europeo qua non li sanno, io non ho ancora letto comunicati definitivi. Questo modello è disponibile anche in Italia nella variante precedente, quindi magari arriverà pure questo. Insomma, in America però si parte da $249, da noi potrebbero essere 199 euro forse, o comunque insomma dai, nella fascia inferiore, compresa dai 250 e i 300 euro, che per un 13 pollici di questa fascia possono essere assolutamente consigliati. Per adesso è tutto, maggiori informazioni come al solito su HDblog.it.